Siamo giunti al tanto atteso giro di boa, dove le squadre adesso dovranno tracciare il percorso per capire quanto è distante il traguardo definitivo. Benvenute amiche ed amici di Gazzetta Regionale, Under 14 Elite, Gruppo A. Questa è l'ultima giornata del girone d'andata, questa è Tirreno Sansa Grifone, per capire se Golia può essere battuto da Davide. Ancora qui il Tirreno, che però è in uscita, sta andando troppo lento. Grifone parte forte qui con Masini, illumina tutto il Barbieri. De Angelis un po' allargato, De Angelis rapiti, ci mette i guantoni e concede solo calcio d'angolo. Vediamo ora cosa butterà l'angolo al Grifone, palla dentro, vinci Guerra, il suo arcobaleno, e gli ospiti sono già in vantaggio con lo stacco del difensore centrale. Non ha potuto far nulla rapiti. Vediamo se ci sarà una reazione del Tirreno Sansa, che comunque è parso più rabbioso. Bravo qui Razzano, che recupera la sfera, avanza, però la difesa è piazzata. Razzano, entra in area Razzano, però il fendente, la palla sfila, pericolo, corso dal Grifone. Punizione molto interessante, va il solito Masini, si aspetta solo il fischio che arriva adesso. Masini disegna bene, Masini leggermente alta, ma il Grifone continua a premere. Adesso il gioco è molto spezzettato, vedete i continui calci di punizione. Qui Sullivan se la fa toccare, Sullivan, soluzione interessante, la palla però non è scesa abbastanza. Continua il Grifone a controllare le seconde palle, De Angelis lanciato ancora bene, De Angelis prova la conclusione, rapiti, straordinario, Corvino porta vuota, incredibile, era fatta per il 2-0. Grifone che ha sciupato una chance clamorosa. Notarianni va dentro adesso, la palla rimane lì, Corvino, incredibile anche qui, sembra non voler segnare il numero 9, blocca rapiti, ma che occasione che sta sciupando il 9. Tirreno uscita, siamo con il pallone, attenzione il contatto, è indicato il dischetto, è stato messo a terra De Angelis da Sentinelli, è calcio di rigore, adesso rivedremo, ma il contatto sembrava esserci ed infatti è così. Fa sistemare il pallone a Masini l'arbitro. Si aspettano gli ultimi istanti, siamo sul gong della prima frazione. Andrà Masini nel duello con Rapiti. Ecco il fischio. Parte il 10 e Rapiti con un grandissimo intervento. Manda via i fantasmi dal Barbieri. Si rimane solo sull'1-0. Grande parata. Attenzione adesso alla spinta del Grifone che si distende benissimo. Palla dentro verso Corvino. Corvino! Straordinario qui. Rapiti ancora a vincere il duello con il numero 9, sta tenendo in piedi il Tirreno. Palla contesa ora nel mezzo, attenzione, è finito a terra un giocatore del Tirreno, arriva minaccioso il direttore di gara verso Masini che ha già ammonito e prende anticipatamente la via degli spogliatoi. Grifone in 10 per più di mezz'ora, eccola la possibile svolta del match. Palla dentro, Iavarone appena entrato, grande incursione, Iavarone, palla che rimane lì, vediamo, è rete, ma si alza il braccio dell'arbitro per il fuorigioco. Vediamo adesso, attenzione, indicato il dischetto ancora, le proteste del Tirreno, c'era stata una trattenuta evidente su Iavarone. Senza gol l'arbitro applica il regolamento, giustamente dal rigore. Notarianni ora contro il portiere, va Notarianni e buca l'angolo. È 2-0, il Grifone ipoteca la vittoria con il suo capitano che va a esultare con i compagni, è 2-0. Arbitro esulta con loro. Ormai che ha poco da dire. Vediamo Notarianni adesso, va in porta, Notarianni, rapiti ancora, mette un altro bel punto sulla sua ottima prestazione. Continua l'azione del Grifone, incursione dalla sinistra, palla dentro, tenta qui la difesa di casa. Ottimissimi sgoccioli. Gestisce il pallone il Tirreno, ma non c'è più tempo. Tirreno senza Grifone è storia. Vince 0-2 la compagine di Maffei, che si guadagna il secondo posto in classifica.